Passiamo adesso la parola a Don Luigi Ciotti, che ci ha fatto questo regalo di essere qui con noi. Noi siamo sempre molto orgogliosi e onorati di averlo qui. Abbiamo una convenzione importante come Dipartimento di Scienze dell'Educazione con il gruppo Abile di Torino. Abbiamo dei nostri educatori che regolarmente, grazie anche a Scaradonini, si recano appunto presso Torino per vedere come funziona il gruppo Abile, per fare i laboratori. Io poi, scusate, da Veneto sono anche molto contenta perché Don Luigi Ciotti è un mio corregionale, nasce Veneto, poi arriva anche a Torino e quindi sono sempre molto contenta quando è qui con noi. Prego Don Luigi. Beh, buongiorno, io chiedo scusa. Volevo vedere con voi i tre luoghi, chiamiamoli così, che per Don Lorenzo diventano i luoghi della liberazione, della giustizia e della speranza. L'ho racchiusi nella mia lettura in tre elementi che mi sembrano molto importanti. Ve li porto nella coscienza dei miei limiti e soprattutto arricchito da chi ha preso la parola prima di me con molta forza e competenza. Io, come voi sapete, ho fatto gli studi più poveri, l'unica laurea che ho in scienze confuse. No, è vero, l'unico diploma ufficiale che ho. Io mi sono fatto studi tecnici, mi sono diplomato in telefonia e telegrafia. Quando davamo gli esami ancora con le valvole, e all'esame non funzionava niente di quello che avevo fatto, mi ero un po' arrabbiato. In realtà i condensatori e le resistenze, la scuola che aveva fornito, erano strausati e in realtà avevo costruito bene. E poi hanno cambiato, facendo la prova il professore, la resistenza al condensatore e l'apparecchiatura funzionava. Ma dico questo nella consapevolezza dei miei limiti. Ma quando dal Veneto sono emigrato a Torino in prima elementare, io dopo 20 giorni sono stato espulso da scuola. No, ma per una ragione molto semplice che Don Lorenzo capirebbe benissimo. Perché la mia famiglia arrivò a Torino molto povera, non trovò casa, ma diedero a mio padre la possibilità di usare la baracca del cantiere. Ma per il fatto stesso che tu abitavi nella baracca del cantiere, eri già giudicato ed etichettato. Mia mamma con molta fatica andava in parrocchia a prendere gli abiti della San Vincenzo, ma li lavava e li stirava benissimo, perché uno può essere povero ma dignitoso, e la mia famiglia era povera ma dignitosa. Solo che in prima elementare mia madre non era riuscita, il quartiere era il quartiere ricco di Torino, perché lì c'era la baracca, il cantiere, e noi vivevamo dentro. Ma la scuola è la scuola del quartiere ricco della città, non è un giudizio sulle persone. È solo che avevano deciso la divisa, un abito, un grembiule che non ti dico, che costava un sacco di soldi, e i fiocchi di una volta, che proprio non i grandi fiocchi, i fiocchi. In quella scuola, poi, prima elementare, tu immagina, mia madre andò dalla maestra a dire: guardi, non ce la faccio proprio, ho dovuto comprare i fiocchi e i gambiuli per mie figlie più grandi, e mi dia un mese di tempo, perché quella era poi una di quelle, io ho avuto un conflitto con quella rigida, e disse a mia madre: mi raccomando signora, mi raccomando, invece di dire posso dare una mano, poi mi restituisci i soldi, perché ero l'unico in tutta la scuola senza fiocco, senza grembiule, e ti sentivi diverso, e tutti ti dicevano come non c'era il fiocco e il grembiule. Io non dicevo, chi mi chiedeva dove abiti, non dicevo che abitavo nella baracca, dicevo che abitavo in un palazzo che c'era lì, solo che ho beccato uno e mi faccia abito, io non ho mai visto, e le bugie erano le gambe corte.
Ma qui che sta, che ho sentito le cose belle, più uno di noi ha la sua vita, ha le sue esperienze. E quindi io andavo a scuola, questo ha detto a mia madre, mi raccomando, fra un mese suo figlio mi ha messo nel primo banco, l'unico di tutta la scuola e nella classe senza fiocco, sto fiocco che non finiva, e tutti in fila. Lei un giorno è arrivata a scuola, chissà, avrà litigato col marito, non lo so, tesa, nervosa, ma legittimo, è legittimo, perché penso che ciascuno di noi a volte deve fare una cosa, la testa magari c'è da un'altra parte, perché c'è la preoccupazione, c'è un momento di fatica, di dolore. Io non so cosa aveva lei in questo momento, io ero molto piccolo, ma lei arriva a scuola e i miei compagni in classe disturbano bambini. E lei non grida verso i bambini che disturbavano, ma grida verso il più vulnerabile che ero io, e grida verso di me. Io devo avergli fatto un gesto spontaneo per dire, mo cosa vuoi? Sono l'unico che sono, senza campione, senza fiocco, inquadrato lì, questa che grida verso di me, devo avergli detto con le mani un gesto. I bambini ridono, ridono i bambini, no? E questa che grida ancora più forte e gli scappa guardando me, ma che cosa vuoi tu Montanaro a me? Nato a Pieve di Cadore, provincia di Belluno, cuore delle Dolomiti, oggi patrimonio dell'UNESCO. Io faccio parte del patrimonio dell'UNESCO. E voi capite? E voi capite? Questa qui, che ti punta! Che ti punta! Quella scuola, attenzione, quella scuola, io l'ho sofferta, perché lei a un certo punto, cosa vuoi tu Montanaro? Io non ci ho più visto, da bambino ho fatto quello che non dovevo fare, tu lo sai già, c'erano quei vecchi banchi con i calamai incastrati dentro, riesco a tirare fuori il calamaio perché non ho avuto la possibilità di parlare. E voi mi insegnate che l'unità di misura dei rapporti umani è la relazione, e il bambino cerca la relazione con l'adulto, se la relazione non c'è, la cerchi, lei no. Allora io ho preso sto calamaio, ricordo quel gesto di fatica, facendo una cosa sbagliata. Tiro il calamaio, disgrazia che la colpisco in pieno. Una poco da ridere, espulso da scuola in prima elementare dopo 20 giorni. Io mai più incontrato, li chiamavano i bidelli. Quell'uomo aveva capito tutto. Io piangevo perché sapevo di aver sbagliato e mi aspettavo la lezione severa di mia madre. E ringrazierò sempre mia madre, che mi ha dato una di quelle lezioni dura, forte, ma la ringrazio. Oggi se è il contrario, i genitori vanno a protestare con gli insegnanti se magari richiamano un pochettino poveri ciccini. No, io espulso. Ma il vero problema, sapere qual è stato? E quel bidello che mi stringeva la mano, io quella mano stretta, a volte non c'è bisogno di parole, a volte anche tra di noi ci vogliono dei gesti, dei segni per accoglierci. E quella mano di quell'uomo che mi accompagnava, che aveva capito tutto, che mi consegna mia madre che mi darà una lezione che io mi aspettavo di una grande severità, anche se anni dopo mia madre disse, mi piangeva il cuore. Io avevo capito poi che tu avevi difeso la nostra dignità, ma tu non dovevi a quella violenza verbale rispondere con una forma di violenza. La freschezza di un punto molto faticoso. Ma il vero problema è successo alle 12:30, che i bambini uscivano da scuola. Lo sai mamma cosa è successo già a scuola? Dimmi Cicci. Oggi un nostro compagno ha tirato il calamaio alla maestra. Ah, povera maestra. Giustamente, ma nessuno si è chiesto del compagno. Lo sai, mamma, che il nostro compagno con l'inchiostro ha sporcato il vestito della maestra? Ah, povero vestito della maestra. Come si chiama il tuo compagno? Ciotti. Guai, guai se ti vedo con quel compagno. Io cambierò scuola. Perché sono diventato il compagno cattivo. Voi avete un compagno cattivo qui, che nella sua infanzia, no, ho avuto questa esperienza. Io ho pensato,
Ho pensato alla storia di tante altre persone, evidentemente, e oggi quando qui ritorna proprio il percorso che Don Lorenzo ha realizzato per non perdere nessuno per strada, per renderli protagonisti, per farli loro maestri. Paradossalmente la ricchezza è quello che tu ci hai raccontato, con quella forza mi sono permesso di dirvi questo. E quali sono i tre luoghi, detto in questo senso, per carità, che ritrovo in Don Lorenzo forti, forti? La terra, l'ingiustizia, la parola. La terra, come è stato ricordato nella sua lettera ai cappellani, militari toscani, di quell'11 febbraio del 65, Don Milani scrive: la conoscete, ma ha un'attualità impressionante oggi. Ha un'attualità impressionante oggi. Scrive: se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiano, in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. È la storia di oggi. Vi prego. E oggi quello che sta succedendo, io ho solo una parola per sottolinearla: olocausto. È un olocausto quello che sta succedendo sulla faccia della nostra terra. E l'olocausto è il naufragio delle coscienze. È il naufragio delle coscienze. È veramente una situazione. Pensiamo solo ai linguaggi che vengono usati. E soprattutto alla sconfitta delle carte, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è la sconfitta della nostra Costituzione, è la sconfitta della Carta Europea. Ed è sufficiente questo per dirci che non è possibile. E quindi ho ripensato che loro vogliono dividere italiani e stranieri, ma è una storia che si ripresenta in forme diverse, se volete. E Don Lorenzo, con molta intelligenza, diseredati e oppressi dai privilegiati e dagli oppressori. La seconda parola, l'ingiustizia, sono cose che conoscete, ma ricadiamola nell'oggi. Nella lettera ai giudici del 18 ottobre del 65, ricordata? Per difendersi dalle accuse derivate dalla lettera dei cappellani, Don Milani scrive: una meraviglia, dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. La scuola siede tra il passato e il futuro e deve averli presente entrambi. Bello. Il dovere nostro, la memoria viva, viva. E poi dice: l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso politico. Don Lorenzo parlava di legalità. Oggi, attenzione, è una parola che ci hanno rubato. Ci sono ladri di parole in giro, attenzione ragazzi, ci sono i ladri di parole. E una di queste legalità, io do un titolo, è la bandiera che tutti usano. Cominciando da quelli che calpestano la legalità tutti i giorni. Tant'è vero che negli anni in cui noi abbiamo usato la parola legalità è cresciuta l'illegalità nel nostro paese. Abbiamo un grado di corruzione impressionante. Perché molti hanno scelto la legalità maleabile e sostenibile. E negli anni della legalità famosa si sono fatte leggi diventate legali per tutelare i privilegi, gli interessi di singole persone. E dal 1999 che l'Europa chiedeva ai paesi dell'Europa di portare il contrasto alla corruzione, l'Europa ce lo chiedeva dal 99. Per anni non abbiamo fatto nulla, non è stato fatto nulla, perché altro è subentrato.
E non devo raccontare voi che cosa non è venuto. Tra l'altro siamo riusciti ad avere una legge legale che aveva due codici penali. Due codici penali, ragazzi. Uno per i migranti che si commettevano dei reati, una maggiorazione di pena. Uno per i nostri cittadini italiani. Ci è voluta la Corte Europea e la Corte Costituzionale Italiana per dire che non era possibile, ma per 2 anni era legge. Molti di noi hanno obiettato, ma non si era alzata la voce come si avrebbe dovuto alzarla in quel momento. Troppo prudenti, troppo tiepidi. E lui diceva bene questo. La legalità per nominali era, tradotta oggi, migliorare le leggi. Attenzione, trasformarle. Terzo, disobbedire quando questo crea, non crea maggiore giustizia. E lui diceva una cosa semplicissima, ma che ci fa ancora riflettere molto. La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto o lo sciopero. Il voto, bisogna dare questa, è lo sciopero. E lui diceva ancora, scusate, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliori di voi. Le armi che voi approvate sono orribili. Macchine per uccidere, mutilare, distruggere, fare orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto. Fermi tutti. Ultimo rapporto al Parlamento italiano sulle armi. Don Lorenzo fosse qui, non so cosa farebbe, ma certamente le parole sarebbero forti. Forse qualcuno ha visto il flash nel telegiornale, il trionfalismo della conferenza stampa, perché abbiamo venduto più miliardi, 85% più di vendita delle armi che noi fabbrichiamo. Questo è l'ultimo rapporto. E quindi l'annuncio è stato questo, aumento delle vendite delle armi, no, e quelle di protezione militari, eccetera. Ma vi do i dati esatti, che fanno male, e quindi ritrovo qui questo bisogno di alzare la voce quando in molti scelgono un prudente silenzio. Noi abbiamo fatto un aumento impressionante di miliardi, oltre i 15 miliardi di valore di euro della produzione bellica per il mercato estero. No, noi fabbrichiamo. Voi sapete che fabbrichiamo missili, no, bombe, e abbiamo le mine antiuomo migliori al mondo. Io faccio fatica a dire questo. E credo che voi fate fatica ad ascoltare questo. Perché se non facciamo fatica a dire questo, ad ascoltare questo, e questo viene nel nostro paese. L'ultimo rapporto. 452% in più la crescita del volume d'affari in rapporto al fatturato dell'anno prima. Di armi. Parliamo di armi. E devo dire che il rapporto ci dice che il 60% degli armamenti Made in Italy sono acquistati dai paesi extra Unione Europea e extra NATO. Esattamente Kuwait, l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia, in mano dittatore, il Pakistan. Noi vendiamo le armi a questi signori. Vi prego, non possiamo e non dobbiamo tacere. Perché ci rendiamo complici. Don Lorenzo prese delle posizioni serie, mai superficiali. Il mio dovere, il vostro dovere è quello di essere sempre seri, attenti, documentati. Dopodiché, voi capite che tutto questo è il terzo passaggio, è proprio la parola. Ma che voi avete detto bene, l'avete detto così bene,
che la parola ci rende veramente uguali, la parola ci abilita ad uscire dall'avarizia. E io penso, non lo so, questo nostro amico, col quale ci eravamo molto trovati, Tullio De Mauro, perché suo fratello è stato ucciso dalla mafia, il suo corpo mai trovato. E Tullio De Mauro aveva un chiodo fisso. Ogni volta che ci si incontrava aveva questo chiodo fisso. E l'ultimo incontro, poco prima che se ne andasse, mi dice: Luigi, sono più di 6 milioni gli analfabeti di ritorno. L'analfabetismo di ritorno. Un paese che si sta impoverendo culturalmente. E noi non possiamo dimenticare che è proprio la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Il ruolo della dimensione educativa di cui voi mi insegnate. Che voi mi insegnate. Ma lui non la mandava a dire. E non mandandola a dire, diceva, e parlando ai cappellani, ai preti, meno male che non la mandava a dire, diceva: siete di quei preti che leggono la nazione? Stateci attenti, perché quel giornale considera la vita di un bianco più che quella di 100 neri. Avete visto come ha messo in risalto l'uccisione di 60 bianchi nel Congo? È una grande provocazione. Può sembrare dura, però guardate che fa e ci deve veramente fare riflettere molto. Allora, che dire del nostro Don Lorenzo? Lasciatemi dire che è stato un pastore di anime e un maestro di cultura. E soprattutto mi pare di poter cogliere che non ha fatto sintesi fra gli opposti, ma li ha abitati in modi radicali. Non ha fatto sintesi fra gli opposti, li ha abitati veramente in modi radicali. Giustamente io credo che si possa dire che non è stato un uomo di mediazione. Per lui la radicalità e la coerenza l'aveva vissuto anche nel suo sacerdozio, per quello che ho letto, per quello che ho sentito da alcuni suoi compagni, testimoni diretti. Lui la radicalità che qui è stata ricordato, veramente l'ha vissuta. Radicale, vissuto in modo quasi estremo. Però è importante, vi prego, tutti i no che lui ha detto tanti no, Lorenzo, ma voi mi siete maestri, li ha sempre trasferiti in sì. Ha detto dei no, ma ha costruito dei sì. I no sono dei sì per Don Lorenzo. I no alla critica alla scuola è un sì a un impegno migliore, perché più diretto, più vero, perché la scuola potesse cambiare. E la sua testimonianza, il percorso che ha fatto, ci ha consegnato questo segno. Il no ai cappellani militari, ma il sì alla pace, che vuol dire no alle armi e a costruire altri percorsi. Un no alla chiesa apparato e un sì alla chiesa dei poveri. I no di Don Lorenzo sono tutti diventati dei sì. Capite che questo è importante? Perché uno non si limita a dire che le cose non vanno, ma indica una strada, come dobbiamo fare, come dobbiamo giustamente fare. E allora non ha fatto sintesi fra gli opposti, gli abitati veramente, sì, in modo radicale. E ha avuto, lasciatemi dire, la radicalità della fedeltà al Vangelo. Don Milani mette in luce la natura implicitamente politica del Vangelo, lui mette la dimensione politica in evidenza. Ma Don Milani dirà anche: il Vangelo non è accomodante, è urtante. Bene. Non bastano i baci e i bacetti alla Madonna a tutti i santi, o nascondersi dietro Dio. Lo dico con rispetto alla buona fede di tante persone, alle loro tradizioni, di fronte alle quali io mi inchino, ma penso ad altri che si nascondono dietro Dio. E aveva ragione
un vescovo che ha sempre parlato tanto di Don Lorenzo Milani, che non c'è più, Don Tonino Bello. Prossimo anno sono 25 anni della sua morte e Tonino Bello, che parlava sempre di Lorenzo, io ne sono un testimone perché ho condiviso tanti momenti insieme. Sapete una cosa? Tonino Bello diceva: non mi interessa sapere chi sia Dio, vescovo, eh? Non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta. Eh sì, amici, amiche. E ancora di più un cardinale, maestro di Papa Francesco, nato a Torino, io sono veneto, quindi non sono di parte, nato a Torino, gesuita, più grande studioso della parola di Dio, poi arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, che spiazzò tutti, tutti che se l'aspettavano lì, Martini, che lui poi era preciso, gesuitico, ma andava dritto, sapete come si deve fare. Quando Martini ha detto, tra lo stupore di qualcuno, che Dio non è cattolico, perché Dio ama tutti, Dio è di tutti, vi prego non dimentichiamolo mai, mai, Dio non è cattolico. E allora, in questo senso, Don Lorenzo, le sue sintesi, la sua radicalità, i no che diventano dei sì. È bello, una scuola che seleziona e distrugge la cultura. È vero, è vero, è vero. Quello che avete detto, mi permetto, me l'ho scritto, quindi ho già quello scritto. La massa non possiede la parola e chi possiede la parola è estraneo alla massa. Ma sapete cos'è che mi è piaciuto di quello che aveva detto? Io che sono laureato in scienze confuse, quando lui dice la nostra è un dono che vi portiamo, un po' di vita nell'arido dei vostri libri scritti da gente che ha letto solo libri. La scuola deve generare scuole altre e diverse. Chi era senza basi, lento e svogliato, si sentiva preferito, veniva accolto come voi accogliete il primo della classe. È quello che Sandra ci ha fatto vedere e soprattutto toccare ancora una mano. Io credo che voi l'avete percepito tutti, che Don Lorenzo Milani questa sera era qui. Vivo, perché attraverso le testimonianze, le immagini, uno senti vivi, senti. E lui sarà un po' stupito perché dirà: ma che siamo finiti anche all'università? No, e invece io sono convinto che è contento, che si rifletti in quello che ha avuto tante amarezze dopo, è stato dimenticato, messo da parte, semplificato, e oggi che lo si ricorda. Per rendere vivo tutto questo mi sembra importante e fondamentale. Conoscere i ragazzi dei poveri e amare la politica è un tutt'uno. Bello questo. E già, perché sono i poveri che ti cambiano la vita. Io ringrazierò sempre Dio, sapete, oltre all'amore dei miei genitori, del dono che mi ha fatto vivere su una baracca e di avere gli abiti dei poveri. Perché giustamente, se non ti metti a volte nei panni degli altri, a volte dall'alto dei nostri pulpiti noi vediamo, anche dalle nostre cattedre, rischiamo a volte di vedere, e invece dobbiamo metterci in questi panni, conoscere i ragazzi dei poveri, amare la politica, perché poi ti scatta dentro, che cosa dici, ma che cosa possiamo fare per voltare pagina, per cambiare? E quando lui diceva: schierarsi dall'altra parte dei ragazzi più deboli comporta che la scuola li ami, un amore che porta l'educatore a scommettere nelle possibilità ancora inespresse dei ragazzi meno capaci e più deboli. È la verità anche di oggi. Se un giovane su tre si perde nei primi 5 anni delle scuole superiori, sarà un problema nel paese.
Se 2 milioni e 300 mila giovani non studiano più e non lavorano, sarà un problema centrale nel nostro paese. Abbiate pazienza. Sono cose che voi sentite, che voi vivete e che noi nelle nostre accoglienze tocchiamo con mano concretamente, perché le vedi, le tocchi e ti chiedi che cosa di più si può veramente fare. Se la spesa per l'infanzia, qui giustamente ricordato, un appuntamento così importante, la media europea è l'8-9% dell'investimento, l'Italia è esattamente la metà, il 4,5%, sarà un problema nel nostro paese. Vi prego, bisogna alzare la voce, seria, attenta, documentata, quando in molti scelgono un prudente silenzio. Vi prego, perché in gioco la libertà, la dignità di tre persone, se abbiamo raggiunto 4, quasi 5 milioni di povertà assoluta, bene ha fatto il governo a un reddito di inclusione, piccolo passo. Ma io ho subito posto una domanda molto umile. E l'altro 62%, quanto ancora aspetterà? Quanto ancora aspetterà? Parliamo di povertà assoluta nel nostro paese. 1.100.000 bambini vivono questa realtà. Quanto si aspetterà? Non è retorico che quando leggo le sofferenze bancarie mi viene un po' mal di pancia. Poi non so se è giusto o non è giusto, non è compito mio, non ho titolo, che bisogna subito intervenire per salvare tutto della banca, forse per tutelare anche chi ci ha messo i soldi, io no. Ma vi devo dire, ma io vorrei che si parlasse delle sofferenze delle persone e con la stessa velocità con cui si trovano i soldi per le sofferenze bancarie, si devono trovare i soldi per quella povertà assoluta che c'è nel nostro paese. Perché così? E Don Lorenzo, che meraviglia, se si perde i ragazzi difficili, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. È la stessa espressione che Papa Francesco, parlando delle periferie, voi l'avete colta, l'ha presa da lì. Guarda che Papa Francesco ha un'umiltà eccezionale. Ah, la prima volta che l'ho incontrato, sai che gli ho portato un regalo al Papa? Un pacco di caffè, bravo. E quando sono tornato a Torino, sono passato al bar, che è una torrefazione che fa un caffè eccezionale, dopo 5 giorni che ho visto il Papa, che abbiamo fatto un lavoro insieme, e quello del bar mi dice: il Papa mi ha scritto. Il Papa ha preso la targhetta che chiudeva il pacchetto profumato, una cosa, e ha detto: il caro Don Luigi mi ha portato in dono un pacco del vostro caffè, io me lo sono fatto, molto buono, grazie, Papa Francesco. Scritto a mano, i segni sono importanti. La seconda volta gli ho portato 2 pacchi di caffè. Eh sì, perché vedete che ti è piaciuto tanto. No, ma i segni sono importanti, ma anche tra di noi c'è bisogno, a volte non ci sono parole, dove c'è una fatica, ci sono dei segni. E Don Lorenzo, tutto quello che ha costruito, che dando anche la manualità, credo che sia veramente una cosa. Ma lasciatemi dire qui che Don Lorenzo ha trasformato la sua morte in occasione pedagogica. Anche la morte l'ha trasformata in una dimensione pedagogica. Non posso dimenticare quello che ho letto, che lui disse: chi non si abbandona alla morte vuol dire che prima non si è abbandonato alla vita, alle passioni e all'amore. Fatelo vostro questo pensiero. Può aiutarci nel cammino della nostra vita, con i nostri limiti e le nostre fragilità. E ho pensato ai suoi 2 grandi segreti morendo: l'amore e il perdono. Perché lui ha vissuto questo in quel momento. Chiede perdono per la Chiesa che non è presente laddove si trovano i lontani. Chiede perdono per quella Chiesa che lui diceva non è tanto per me, quando scrisse al Vescovo: ma lei fa un torto ai ragazzi, ai poveri, agli ultimi. Ecco, lasciatemi morire in pace. A suo fratello Adriano disse:
è per me molto importante come sacerdote, piccolo piccolo e fragile, sentire quando lui dice: mi sono fatto cristiano e prete solo per spogliarmi di ogni privilegio. Lo dice proprio a Giampaolo Meucci nel 1957. Mi colpisce che prima di ispirare dice: ora mi sento l'ultimo anch'io. È una consegna anche pedagogica di grande, ecco. E quando scrive al tuo papà: caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non ho debiti verso di voi. Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo posto. Sapete che chiede di essere sepolto coi paramenti sacri, ma mi sono chiesto cosa direbbe. Non è un atto di presunzione da parte mia, ma cercando di entrare nella testa di Don Lorenzo, che non è semplice, mi sono chiesto che avrebbe alzato la voce per alcune cose, posso dirle? Avrebbe alzato la voce, nel modo suo, avrebbe ragionato, avrebbe coinvolto, avrebbe detto ad alta voce che non devono essere chiamate disuguaglianze oggi, ma ingiustizie. La povertà è figlia dell'ingiustizia, perché la disuguaglianza è un metro matematico. L'ingiustizia, c'è il potere del forte che schiaccia il debole. Parliamo più di ingiustizia, per piacere. La povertà è figlia dell'ingiustizia. Riconosciamo allora che alla base di una disuguaglianza c'è sempre un'ingiustizia. Se ci fermiamo a pensare così, e oggi dobbiamo proprio sottolinearlo con estrema forza, dovremmo denunciare anche che la povertà, per piacere, è un reato contro la dignità delle persone. Don Lorenzo, e sono sicuro, direbbe oggi, dopo tutto quello che è successo nell'arco di questi anni, che la povertà è un crimine di civiltà, perché la povertà è un crimine di civiltà. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato che la povertà è una malattia. È vero, sapete, perché crea sofferenze, ansie, fatiche, la povertà. Io credo che Don Lorenzo direbbe ancora una volta che la speranza si costruisce a partire dai poveri. Sono i loro bisogni, le loro speranze a indicarci la strada del futuro. L'abbiamo sempre detto, ripetiamolo insieme, che si parte da lì. E lui da lì è partito. Oh, a parole ci sono tutti sui poveri, eh? Dovete dirmi chi è che non prende la parola sui poveri. Ci sono tutti. Quei poveri che tutti diciamo di volere servire, ma che intanto pagano sulla loro pelle l'estratto conto, pagano l'estratto conto i poveri, delle nostre sottovalutazioni, delle nostre superficialità, anche dei nostri ritardi. Quando si fa solo una fetta di povertà, di intervento, e si aspetterà chissà quando, io credo che ci saranno delle priorità per andare incontro alla sofferenza, alla fatica. Denuncierebbe, ma l'ha fatto. Ma lo direbbe forse con tutto quello che c'è oggi. Il sistema, un sistema economico che umilia il lavoro e non garantisce i diritti sociali, che produce danni non inferiori a quelli di una guerra. Perché guardate che i danni della mancanza del lavoro, della povertà, le ricadute che ha, ma quello che viene sulla faccia della terra. 60 milioni di persone l'anno scorso, ci dicono gli organismi mondiali, costrette a spostarsi sulla faccia della terra. E l'Europa da 3 miliardi alla Turchia, che tenga 2 milioni di persone lì in mano a un dittatore? Ma così non li facciamo venire da questa parte. Vi prego, dobbiamo alzare la voce quando molti scelgono prudenti silenzi. Ci sai cosa ci direbbe? Perché lui l'ha detto, che dobbiamo restituire l'economia alla vita. Ci direbbe questo,
Perché l'economia deve essere restituita alla vita delle persone, perché se no diversamente non sappiamo che cosa farcene. E un'altra cosa ci direbbe. E allora direbbe di Papa Francesco, direbbe che meno male che c'è un Papa, gli avrebbe portato i prodotti di Montanari in dono. Di Pieve di Cadore? No, penso proprio a Don Lorenzo, gli porterebbe i prodotti della terra, di quel luogo. E direbbe bene a Papa Francesco che ha detto: il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servono meglio al bene comune. Bisogna mettere un limite alle accumulazioni di denaro e di potere. Direbbe questo anche Don Lorenzo. E gli porterebbe i suoi ragazzi e direbbe al Papa che forse lì dentro qualche cosa bisogna ancora modificarla. Lui ce la sta mettendo tutta, Ricorderebbe una cosa, che la politica è servizio. Ma lo direbbe oggi, a distanza di anni, dopo che abbiamo toccato con mano delle situazioni paradossali. Oggi la democrazia è pallida nel nostro paese, scusate. C'è qualche segnale di diritto che deve dire che giustamente mi insegnerebbe che la democrazia è molto pallida, molto. La politica è servizio, ci ricorderebbe che la promozione sociale è analisi lucida, coraggiosa, lungimirante dei problemi. Ci direbbe che lo Ius Soli è una legge giusta. Ma al momento qualcuno ha detto è inopportuna. E dire questo, scusatemi, è dichiarare la morte della politica. È dichiarare la morte della politica. Perché se la politica è lontana dagli ultimi, dai poveri, da chi è nella necessità dell'affermazione della loro dignità, dei loro diritti, la politica è lontana dalla politica. Quella non è politica, quella è un'altra cosa. E nel nostro paese, che amo, io amo il nostro paese, ma credo che il nostro dovere è lottare in tutti i modi, perché è un atto d'amore. A volte ci si arrabbia perché è una rabbia di amore, perché lottiamo, perché vogliamo che le cose cambiano. Anch'io mi sono iscritto al digiuno proprio la prossima settimana e lo so che è una piccola cosa, ma tante piccole cose insieme graffiano le coscienze, pongono interrogativi, dubbi. E tu, che sei maestro, che dubbi sono più sani delle certezze. E noi dobbiamo, mettercela proprio tutto. La politica è il servizio alla comunità e prima di tutto vuol dire che deve prendersi cura delle persone più fragili, di chi sta ai margini, di chi non ha lavoro futuro. Se la politica non fa questo, tradisce la sua essenza, il suo scopo, non è più politica. E Don Lorenzo, con la lettura di quel momento storico, di quel contesto, è lui che ha indicato con altro linguaggio, con altri tempi, tutto questo. E allora in questo senso, sapete, ognuno ha i suoi riferimenti. Io ho sofferto molto, ho avuto molta amarezza, ho visto come hanno fatto per avere la nuova legge elettorale. Abbiamo una nuova legge elettorale nel paese. Col voto di fiducia, ti pare democratico questo, uno strumento di questo livello? Non ho titolo, ma sono preoccupato. Non ho titolo, ma sono preoccupato. E allora, forza amici, dobbiamo denunciare la corruzione, che è una delle principali cause della povertà, perché è furto di denaro pubblico, dunque di diritti di futuro della gente, è oltraggio dei principi di uguaglianza e di trasparenza che stanno alla base della democrazia. Dobbiamo parlare, dopo 50 anni che Don Lorenzo non c'è più, quelle mafie sono tornate forti. E nell'ultimo rapporto consegnato al Parlamento dalla Direzione Nazionale Antimafia si mette in evidenza i successi che ci sono stati, investigativi, processuali, il grande valore delle cose che sono state costruite. Ma poi si parla che le mafie sono tornate fortissime.
Meno sangue, ecco la nuova strategia. Solo due luoghi di sangue, due luoghi dove si uccide. Napoli, città, la ferocia delle baby bande dei ragazzi, Foggia, che per anni tutti hanno dimenticato Foggia. 300 omicidi, dell'80% non si conosce la verità. Se ne è parlato d'estate, 4 morti, allora il mondo ne ha parlato. Due luoghi ancora di sangue. E qual è la strategia nuova delle mafie? È la corruzione. E a Reggio Calabria è stata scoperta la Santa, la nuova direzione strategica dell''Ndrangheta calabrese. Un bravo procuratore della Repubblica, una bella squadra di magistrati, di organi investigativi, hanno scoperto la Santa. Uno dice, ma che cosa succede? E gli arresti sono stati fatti. Qual è la nuova cupola? L'avete letto, anche se molto scivola via. Ci sono i processi in corso. Sono stati arrestati senatori, deputati, funzionari pubblici, imprenditori. Ed è emerso questo impasto della massoneria deviata e occulta. La strategia nuova è la corruzione. È il metodo corruttivo. E allora voi capite che questo è un segnale molto inquietante. Molto inquietante, che meriterebbe solo 2 ore di spiegazione come stanno agendo loro, mettendo a rischio la democrazia del nostro paese e con dei sistemi di un'intelligenza con una velocità impressionante, stima, riconoscenza, quanti sono fortemente impegnati, a quanti si spendono, ma attenzione che loro hanno una velocità. L''Ndrangheta soprattutto, ma il metodo corruttivo è stato scelto in modo strategico dalla Camorra, da Cosa Nostra e poi anche dalle altre organizzazioni. Allora infine, Don Lorenzo parlerebbe anche di questo, perché questo è da secoli che noi parliamo di mafie e nonostante le cose positive che ci sono state, che ci sono, che dobbiamo illuminarle, riconoscerle, griderebbe con forza che non è possibile. Che non è possibile. E ricorderebbe le parole di Don Luigi Sturzo del 1900. Don Sturzo nel 1900 disse: la mafia è in Sicilia, ma la testa forse a Roma. E aggiunse: risalirà sempre più forte e più crudele verso il nord, fino per andare oltre le Alpi. È la storia. È una storia che ci impone di cogliere i passi in avanti che sono stati fatti, sostenerli, incoraggiare la buona politica di quanti sono fortemente impegnati e ce ne sono di brava gente, ma anche il coraggio qui di non tacere di fronte a tutto quello che sta succedendo. Ma soprattutto, vi prego, il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. E se c'è un peccato oggi grave, è il peccato di omissione. La parola chiave è responsabilità. Non più solo responsabilità di quello che facciamo, ma anche di quello che non facciamo. Perché veramente io credo che ci voglia una rivolta delle coscienze. Ci vuole veramente che ognuno di noi il morso del più lo senta dentro. E lasciatemi dire che se oggi il male è ancora così forte, e anche perché le ingiustizie si sono alleate in molti contesti alle nostre omissioni. E il male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi guarda e poi lascia fare. Allora forza, ne vale veramente la pena. Don Lorenzo Milani questa sera era qui con noi e il suo pensiero sarebbe per i giovani, certamente. Guarda, io ne incontro una marea, ero all'Università di Brescia questa mattina, poi sono andato in carcere, tu dici, mamma mia, che cambia, sono andato in carcere a Brescia, con gli altri ragazzi dentro. Mi avevano chiesto se passavo da loro, sapendo che andavo a Brescia all'università, e sono andato volentieri per dire che devono prendere coscienza dei loro errori, ma noi dobbiamo offrire anche delle luci che possono guardare avanti. Quanti giovani pieni di passione e di talento. Vi prego, smettiamoli di illuderli. Non noi, non noi. C'è qualcuno che li illude. Ecco, io credo che i giovani vanno sostenuti, incoraggiati, ma anche dotati degli strumenti necessari per realizzare le loro capacità
il loro amore per il bene comune. I ragazzi, quando trovano dei punti veri di riferimento, ci sono, e come ci sono. Scuola e lavoro sono le priorità di una società aperta al futuro. Don Lorenzo, sono sicuro, direbbe: diamo ai giovani quello che gli spetta e saranno loro, gli esclusi di oggi, a indicarci e a costruire la strada del domani. Grazie. Yeah.